Ma credo che sia il modo in cui lo spettatore entra in contatto col personaggio di Violetta. Violetta è un contenitore di contraddizioni umane, di grande sensibilità, di dolore. Tutti questi sentimenti sono estremamente manifestati. Io credo che questo sia uno dei motivi per cui si empatizza quasi subito con lei, perché la sentiamo simile, forse, alle nostre debolezze. Proprio per il fatto che è l'opera più rappresentata al mondo, probabilmente lo spettatore la conosce meglio di altre opere, quindi ha avuto modo negli anni di farla propria. Credo che sia un'opera pop. Chi non ha mai cantato almeno una volta il Brindisi con un bicchiere in mano? Ecco, un'opera che si canta tra le labbra mentre la si ascolta, quindi credo che questo la rende estremamente popolare. E poi ovviamente dipende anche da chi l'ascolta e dal modo in cui ci si approccia. Poi è un'opera che ha avuto tantissime trasposizioni cinematografiche, penso per esempio a Moulin Rouge di Baz Luhrmann, per citarne una, o anche alla Signora senza camelia di Michelangelo Antonioni, cioè, potrei continuare, ecco, insomma ce ne sono tante, quindi è una storia pop proprio perché è estremamente famosa, quindi penso sia questo.